sensazione nel cranio che è come una mano che ti va a rufolare sotto la superficie del cranio, è come se ti strusciasse dentro. Io questa cosa la dico con una certa difficoltà, perché se venisse uno del CICAP e mi dicesse me lo devi provare, io non potrei provarla questa cosa che sto dicendo ora, però è una cosa di cui mi sono reso conto subito. Solamente dopo ho dovuto accettare la cosa che poteva essere una il tentativo di Lux di guardarmi nella testa. In questo modo è stato utile che io abbia capito questa cosa, perché ora la capisco giornalmente, normalmente. Cioè, ho fatto l'esperienza di cosa vuol dire, e quando c'è un addotto che magari non conosco, che mi parla per la prima volta e io gli accenno al problema del Lux, sento la stessa pressione nella testa che con questa strana mano invisibile cerca di palparmi nel capoccione e cerca di vedere un attimo come sono fatto dentro. È una cosa che si riconosce immediatamente, ma si riconosce immediatamente solo se ci hai fatto caso. E mi rifaccio alla questione di prima, cioè se te ci fai caso, queste cose accadono. E nella ricerca che noi stiamo facendo accadono agli addotti in maniera forte, l'addotto, ma accadono a me di riflesso, se vogliamo in maniera decisamente minore. L'addotto parla con gli altri addotti attraverso non più il telefono. Se si deve telefonare, se si deve collegare a Skype, molti mi raccontano che sentono l'altro o l'altra che li chiama per via mentale, diciamolo così. E questa ha una sua spiegazione di tipo tecnico che si può trovare solo in questo momento in una teoria della fisica, che è, ahimè, la teoria della virtualità di Bohm. Trovate le indicazioni su questa cosa sempre nell'articolo su Scientistoria, la fisica delle adduzioni. 40 pagine un po' pallose, però c'è scritto dentro bene come funziona questa cosa. In realtà noi non siamo qui, io e voi da un'altra parte, ma siamo tutti nello stesso punto. Quindi la comunicazione esiste non perché si deve mandare un'informazione nello spazio e nel tempo, perché lo spazio e il tempo della virtualità non esistono, e quindi questo tipo di informazione è solo leggibile, se sappiamo leggerla, qui dove sono io, dove siete tutti voi, nello stesso punto, dove sono tutti gli alieni, eccetera, eccetera. Non la faccio lunga perché non mi interessa ora affondare il problema nell'aspetto fisico della questione, però ecco, voglio dirvi che esiste una teoria fisica molto importante che spiega molto bene la probabilità che questi fenomeni possano essere effettivamente fattibili. Parliamo un attimo del problema, perché ci siamo imbattuti anche in questo, delle vite passate. Allora, il problema delle vite passate è un problema che la paranormalità, il mondo della paranormalità, ha trattato da tempo. Noi ci eravamo resi conto che esistevano delle fenomenologie che in ipnosi si riproducevano sulle vite passate. Perché? Perché quando avevamo cominciato a studiare il fenomeno delle adduzioni, io prendevo il soggetto, lo mettevo in ipnosi profonda e poi dicevo: parlami della prima volta in cui ti hai visto questi alieni. Beh, e che succedeva? E succedeva che magari il soggetto raccontava quello che gli era veramente successo, ma in una vita precedente. Dovevo prendere comunque atto che c'erano queste del tutto inattese testimonianze. Così andai a fare un po' di letteratura e ho scoprì che c'era un signore che si chiamava Brian Weiss, che parlo psichiatra negli Stati Uniti d'America, ed è stato anche recentemente ospite di un paio di trasmissioni televisive italiane, Stargate, Linea di Confini, quella roba lì, che utilizza l'ipnosi ericksoniana per mettere in stato ipnotico un soggetto da curare, quindi c'è uno psichiatra, gli fa rivivere
una vita passata in cui esiste un trauma che secondo lui si è ripercosso sulla vita sua attuale. Il soggetto ricorda il trauma, esce dall'ipnosi e praticamente è psicologicamente guarito anche in questa vita. Ora io ero interessato a questa cosa perché non è che la capissi tanto, io devo dire ci credevo anche decisamente poco. Poi invece sono arrivate un certo tipo di conferme. Allora, una delle domande del test di autovalutazione è: avete ricordi di vite passate? Bene, questa domanda è importante perché l'addotto in qualche modo è molto sensibile a questo tipo di ricordo. Che cosa succede? Non c'è la vita passata. Vi dico questo a monte, anzi a valle della questione. La mia idea era che se esistevano le vite passate, il soggetto oggi, in questa vita, liberato del problema degli alieni, aveva fatto acquisizione di coscienza e quindi nella vita futura la sua parte animica non si sarebbe più fatta fregare dall'alieno. Quindi eravamo sicuri che questa cosa non sarebbe più accaduta, che la sua anima sarebbe diventata cosciente. Benissimo. Mi sono reso conto che le cose non stanno così. Perché? Vi dico qual è la soluzione e poi perché abbiamo capito questa cosa. E quindi dobbiamo rivedere quello che Brian Weiss dice nei suoi testi. Perché non essendoci lo spazio e non essendoci il tempo, non esistono le vite passate, non esistono le vite future, ma tutte le esistenti sono contemporanee, nello stesso luogo e nello stesso punto. Perché? Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se il soggetto si libera del suo problema, qualunque esso sia, un problema che può essere un problema psicologico, alla Brian Weiss, oppure l'alieno, che comunque è anche un problema psicologico, si libera in questa esistenza, si libera contemporaneamente in tutte le sue esistenze, quelle future e quelle passate, contemporaneamente, perché la parte animica è una sola ed è la stessa per tutte le vite, passate e future. Come arriviamo a questa storia? Ci arriviamo, quindi, il problema delle vite passate e delle vite future è un qualcosa di reale, che avviene in questo modo. La parte animica, che non ha l'asse del tempo, è come un lettore di dischi che può leggere però una vita sola alla volta. Perché da un punto di vista fisico, lo spazio e il tempo, se esistessero, dovrebbero essere quantizzati, cioè a punti, non un continuo. Questo prevede che se io tento di leggere due punti di questa griglia olografica, creo delle figure di interferenza che non mi fanno vedere né il primo punto né il secondo punto, ma la somma di tutti e due, cioè un casino totale. Quindi se io cerco di far leggere al soggetto addotto la sua vita passata, lui me la legge benissimo, ma non chiedergli alla sua parte animica di leggere contemporaneamente la vita presente, perché sarebbe nel casino più totale. Facciamo un esempio: quando te alla parte animica in ipnosi regressiva gli chiedi quanti vite hai avuto, quanti contenitori hai avuto, hai utilizzato, lui ti dice molti. Quanti? Non te lo sa dire, perché vede una visione di interferenza. Ma se gli dico parlami del tuo contenitore posto nel 1800, a parte che non glielo posso dire perché 1800 in questo modo lui non lo capisce, ma formulo una domanda che la parte animica possa comprendere in modo di questo tipo, la parte animica va nel 1800 e mi parla della sua vita, ma non mi parla della sua vita passata, attenzione, lei è lì, sta vivendo con una telecamera in diretta quello che sta succedendo. Allora, se questo è vero, ritorniamo alle nostre abduction. Quando io faccio rivivificare il ricordo dell'esperienza passata, non sto facendo rivivificare il ricordo, ma sto facendo leggere quello che sta succedendo in quel momento, anche se per il lobo sinistro è già successo, perché tutto succede in un unico istante. In parole povere, posso interagire con il passato del soggetto modificandolo e quindi sto modificando il presente. Come ci siamo resi conto di questa cosa?
il soggetto viene messo in ipnosi, e quando viene messo in ipnosi lui mi racconta la sua storia, per esempio.